che molti di voi conoscono, facciamo un applauso e ringraziamo il coraggio con cui è venuto a questa manifestazione e tra i primi promotori. Lino, beh, visto che sono tra i promotori e poi non ci fossi venuto non sarei stato molto coerente, insomma. Io vi devo portare i saluti del mio ex compagno di università e di frequentazioni universitarie, Mario Draghi. Recentissimamente ha detto due cose: che questa MMT è interessante, bisogna ragionarci su, e poi che stanno pensando di fare l'helicopter money, che vuol dire buttare soldi alla gente perché non si sa più come far arrivare denaro all'economia reale. Perché non arriva denaro all'economia reale e ne arrivano migliaia e migliaia di miliardi invece all'economia finanziaria? Perché l'economia finanziaria promette rendimenti che poi non mantiene, tutto va là e succedono disastri. L'artigiano, la famiglia, il piccolo imprenditore, il commerciante che va in banca a chiedere un prestito se lo vede negato perché c'ha un cattivo rating. Ecco perché non arriva tutta questa moneta che viene creata dalla Banca Centrale Europea all'economia reale, perché l'economia reale ha un cattivo rating, che vuol dire che il buon rating ce l'hanno i grandi gruppi, le grandi famiglie, quelli prendono i prestiti. Guardate come sono andate per aria le banche venete, non è stato per i prestiti agli artigiani e alle piccole imprese, è stato per i prestiti ai grandi gruppi che prendevano 500 milioni di euro di prestito per andare a fare dei disastri finanziari. Voglio dire che anche Draghi si è reso conto che questo sistema non funziona più. Allora attenzione ragazzi miei, attenzione, perché siamo noi che dobbiamo tenere alta la bandiera di un cambiamento che significa moneta non a debito, moneta statale, che significa riforma profonda del sistema bancario che si metta a servizio del territorio anche con la tecnica di tassi di interesse negativi molto elevati e quindi praticamente riduce il vantaggio della creazione monetaria. Dobbiamo puntare su investimenti pubblici nella ricerca, nell'ambiente, nelle assunzioni, nella sanità, nei trasporti, nelle infrastrutture, ma questa cosa non la possiamo fare in un sistema capitalistico che ormai è arrivato alla fine. Perché è arrivato alla fine? Perché nei comparti ad alta redditività, quelli manifatturieri, la domanda di lavoro è decrescente, quindi l'aumento dei profitti non è sufficiente a far crescere il PIL, che cala perché diminuiscono le retribuzioni e l'occupazione. Quindi non sono gli investimenti che fanno crescere il PIL, e invece crescono i debiti se si vogliono finanziare gli investimenti con la moneta a debito della BCE. Quindi dobbiamo uscire da quella trappola. La seconda cosa, che nei comparti invece dove si potrebbero creare, abbiamo calcolato in Italia anche 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive, parliamo dell'ambiente, la cura dell'ambiente, parliamo della cura delle persone, parliamo del recupero del patrimonio esistente, i rendimenti, cioè il fatturato, è più basso del costo, che è appunto il lavoro. Quindi il modello capitalistico non è più in grado di dare risposte né etiche, perché nei comparti ad alta redditività cala la domanda di lavoro, né pratiche, perché nei comparti dove l'occupazione può crescere il paradigma capitalistico non è applicabile. Questa è la sfida, ma questa non è una sfida che Draghi o la BCE o la Cosa e Brothers eccetera possono raccogliere, la possiamo raccogliere solo noi, perché loro vorrebbero restare dentro il capitalismo cercando di farci stare buoni. E per farci stare buoni c'è il bastone e la carota. Il bastone sappiamo cos'è, lo sanno i giro giallo in Francia eccetera, la carota è che ci daranno qualche contentino. Però, e concludo,
questo governo che parla di investimenti verdi fuori dal bilancio mi deve spiegare come fa a finanziare questi investimenti senza moneta parallela nazionale, non è debito. Comunque deve prendere euro, che significa far crescere il debito, e finora ci hanno raccontato che il debito pubblico deve diminuire. Ma come fa a diminuire il debito pubblico se crescerà di più del PIL? Non è possibile. Allora bisogna fare pace col cervello. O ci dicono che dobbiamo finire come la Grecia, e questo non è possibile, oppure siamo noi che dobbiamo prenderci la responsabilità di cambiare radicalmente le cose e in tutti i modi cominciare a fare anche sui nostri territori, nelle nostre imprese, nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, cominciare a fare qualcosa. Grazie. Bravo! Grazie a Nino. Allora, vedo qui Giulietto Chiesa che tra poco chiamo. Adesso do la parola a Luca Climati, che è uno degli organizzatori di questa manifestazione. Perdonate, buonasera a tutti. A me non piace parlare e leggere. Io parlo a braccio, però ci dobbiamo sbrigare che ci sono molti interventi. È possibile per il popolo italiano non subire più palesi e solenni tradimenti? La storia del nostro popolo è storia di tradimenti perenni, da Risorgimento al famoso posto al sole a scapito di altri popoli, alla liberazione dal 68, al movimento global, l'autunno caldo, è storia di disillusione continua fino ad oggi. Fino a ieri hanno illuso il voto del 4 marzo 2018. Un tradimento continuo, un'uccisione solenne del sogno collettivo. Questo ha creato l'oggi lo stato di paura diffuso che percepiamo sulla nostra pelle, tra i nostri colleghi, nei nostri quartieri, nei luoghi reali dove si agita la nostra vita, non su quei cazzo di social, scusate il francese. Non dobbiamo più tradire il nostro popolo. Ecco perché siamo qua oggi. Ci dobbiamo impegnare a questo. Dobbiamo con il nostro esempio fare uscire tutti dallo stato di coma vegetativo e di paura. Come? Questo tradimento, o meglio, questo tradimento va superato con questo movimento che oggi ha fatto il primo passo del primo passo del primo passo. È composto di varie anime che debbono necessariamente marciare uniti. Guai a pensare di ritenersi meglio, i più tocchi, i cambiatori utopisti del mondo. La strada è lunga e non dobbiamo prendere le solite scorciatoie per i burroni del fallimento, già scritto tante volte. Siamo per un nuovo assalto al cielo, sì, che oggi si chiama in modo fondato Italexit. Senza tanti giri di chiacchiere, sarà duro e impegnativo. Dobbiamo fare la nostra parte in commedia, dando l'esempio ad altri popoli. Questo dovrebbe essere il nostro vero internazionalismo utile, non cosmopolitismo. In questo modo contribuiremo ad indebolire il mammona, l'oppressore globale che, creando lo stato di penuria, vuole ricreare una neo-schiavitù e un neo-feudalesimo postmoderno, con i vassalli al governo ed il loro balivo imperiale a Bruxelles.
altri popoli ci guardano e proseguendo nei loro processi di liberazione aspettano una nostra nuova sollevazione popolare, democratica, vincente. È arrivato il momento di liberarci e di riprendere un cammino nel nome dell'impossibile, della gioia eroica Italia, dei nostri marmi, dei nostri martiri, della Repubblica Romana, di chi si è battuto al macello contro i francesi, noi francesi che stanno qua. E per questo, ten coraggio, bisogna gridare un unico grido: patria e morte, viva l'Italia! Grazie Luca. Allora,